descrizione di un attimo, le convinzioni che cambiano, e crolla la fortezza del mio debole per te. Anche se non sei più sola, perché sola non sai stare, e credi che dividersi la vita sia normale. Ma la mia memoria scivola, mi ricordo limpida, la trasmissione dei pensieri e la sensazione che in un attimo qualunque cosa pensassimo in due poteva succedere. E poi cos'è successo? Aspettami oppure dimenticami. Sorrento, cronaca di una festa. Descrizione di un attimo atteso 18 anni dalla retrocessione a tavolino nei dilettanti decretata nell'89 alle immagini del campo Italia nel giorno più bello, quello del trionfo dei sentimenti per una società che aveva dovuto mettere da parte il blasone e l'abitudine alle promozioni a catena conseguite nel corso dei favolosi anni 60-70, prima con la guida di Gioacchino Lauro e poi del comandante Achille Lauro, validamente collaborato dal dottor Andrea Torino. Irrefrenabile la gioia, paragonabile a quella provata prima con il volo in Serie B nel 71 e poi con la promozione in C1 nell'85, perché conquistata dopo tantissime sofferenze e senza le grandi risorse laurine. Quanto è felice per questo evento? Moltissimo. Aspettate la Serie C da quanti anni? Veniamo dalla Serie C da 18 anni. Diciamo che già la vittoria della Coppa Italia è già stata una bella soddisfazione. Già è stata una grande festa. Cosa si prova in questo momento? Una sensazione unica. Solo il Sorrento abbiamo cambiato i colori. Chi sentite di dover ringraziare? Tutta la società, con tutta la dirigenza, i calciatori con la dirigenza. Quanto sei felice per il Sorrento? Tanto! Stesi come se fossimo sospesi ancora nell'attimo in cui bambini, donne, tutti contenti per questa giornata. Di tutti, è un'emozione credo che unica, una giornata che stiamo aspettando qui in questa città, sta aspettando da quasi 20 anni, si vede, quindi sprigiona tutta questa energia proprio contenuta in tutti questi anni. Coppa Italia e Serie C, diciamo che meglio di così non poteva andare. Eh no, ancora dobbiamo giocare, aspettiamo finire questa partita, comunque. Facciamo i dopo gli scontri. Comunque, diciamo, abbiamo rispettato appieno le ambizioni della vigilia. Si aspetta il verdetto. E infatti aspettiamo, poi dopo aspettiamo pure la postudenza, il presidente vuole vincere tutto quest'anno. Il gelido, felicità doppia, festa della Coppa Italia, ora la Serie C, pubblico strepitoso, Sorrento in festa, scusa. Sì, sono contentissimo soprattutto per tutta questa gente che ci è venuta a vedere ancora una volta. Siamo veramente orgogliosi di aver vinto sia campionato che Coppa Italia e vengono ripagati così i sacrifici di un'intera stagione. Siamo partiti da metà luglio e ci siamo sacrificati giorno dopo giorno per cercare di raggiungere questi obiettivi. Giornata stupenda, il sole sembra splendere più forte per colorare meglio i colori di questa tifoseria che è strepitosa. Sì, speriamo che oggi si concluda nel migliore dei modi questa annata veramente strepitosa. E speriamo di rivederci di nuovo l'anno prossimo in C2. Diciamo che la tua promessa è stata mantenuta, gol fatti e vittoria, diciamo, quasi raggiunta. Sì, anche quest'anno mi è andata abbastanza bene, ho segnato per il momento 16 gol in campionato e 7 in Coppa Italia, voglio dire, un bottino abbastanza buono per me. Russo, colorato per questa festa. Sì, ce lo meritiamo, ce lo merita tutta questa fantastica gente, la società, ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine e siamo arrivati all'obiettivo. È stata una stagione fantastica e non ci vogliamo fermare, vogliamo provare pure a vincere la Pol Scudetto. Sì, questo gruppo può mantenere anche la Serie C? Sicuramente, con qualche innesto di un po' di esperienza, perché è un gruppo molto giovane, sicuramente può fare bene anche in Serie C. Con questo ambiente sicuro il Sorrento può fare bene in Serie C? Sì, sicuramente, quest'anno sono stati fantastici tutti i tifosi e la dedichiamo a loro sicuramente la vittoria. C'è attesa per questa gara, come state concentrati al massimo? Sì, vabbè, penso che sia la partita più importante del nostro campionato e penso che sia logico che sia la più importante. Dopo la Coppa Italia e la Serie C, per il Sorrento diciamo en plein? Sì, pensiamo prima a vincere e poi festeggeremo, è una bella cosa vincere il campionato e Coppa Italia.
E veniamo alla gara conclusiva contro il fanalino di coda Scillese. È stata sicuramente una formalità alla quale non si sono sottratte le due squadre. Il risultato di 8-0 non fa una grinza, sebbene i giovani calabresi in maglia gialla si siano battuti per onorare la propria casacca. 6 gol nel primo tempo, 3 di Ingenito, laureatosi pensate a 36 anni capocannoniere del girone con 19 centri, e ancora le marcature di Russo, di Miceli e del promettentissimo Zito. La pratica più che archiviata nella ripresa con la doppietta di Ripa. La fame del Sorrento non è tuttavia ancora finita, nel mirino c'è infatti la Pool Scudetto, dopo Coppa e Campionato questo è il nuovo obiettivo dei rossoneri, dal momento che, guarda caso, la finalissima per l'assegnazione del tricolore avrà luogo proprio al Campo Italia di Sorrento. Il primo tempo già 6-0, diciamo che si aspetta solo il fischio finale. Eh sì, credo che a questo punto la partita è finita, comunque mancano ancora 45 minuti, li dobbiamo comunque onorare per il calcio e dobbiamo cercare di portare perlomeno Ingenito a fare il capocannoniere del girone. Sì, uno striscione recitava riprendiamoci la nostra storia, ci state riuscendo egregiamente. Aspettiamo il fischio finale, credo che comunque al di là di tutto i ragazzi hanno meritato questa promozione. Primo tempo 6-0, già 3 gol tuoi, punti all'obiettivo del capocannoniere. Certamente, con 19 gol spero di esserci già riuscito, anche se non sono risultati dagli altri campi. Speriamo di continuare il secondo tempo in questo modo e magari di fare qualche altro gol. Un trionfo finale cercato e voluto malgrado le umilianti peregrinazioni della squadra per 2 anni su vari campi delle province di Napoli e di Caserta, soprattutto dalla tenacia di un presidente, Antonino Castellano, tifoso del Sorrento fin da bambino. Il ritorno del club nel calcio professionistico, un sogno ed un progetto portati avanti con grandi sacrifici e con pochi amici caparbi come lui. Poi la grande svolta nella vita del Sorrento e del presidente Castellano, l'ingresso nel team dirigenziale dell'albergatore Franco Giglio insieme ai fratelli Ciro, ex calciatore nel ruolo di difensore fino alla Serie B, Nicola e Massimo. La programmazione fatta insieme a tutto il consiglio direttivo ha dato i suoi frutti. Il salto dalla D alla C2, fallito l'anno scorso con il secondo posto alle spalle del Marcianise e la vittoria dei play-off, è arrivata con Renato Cioffi allenatore e Roberto Amodio ancora direttore sportivo. Presidenti e tecnici costruiscono insieme il Sorrento delle meraviglie. La rosa dei giocatori si arricchisce con l'arrivo di altri bravi elementi. La squadra ruoterà intorno all'asse portante Iorio Ottobre Ingenito e si gioverà degli innesti di Miceli e di Cordua, senza dimenticare le prodezze del giovanissimo portiere Terminiello, classe 88, o ancora l'abilità di Ferrara, del capitano Ferraro, 37enne con tanta voglia di fare ancora, Pezzella, 26 anni, 8 stagioni in maglia rossonera, o ancora Teta, Russo, Solimene. Tutti bravi, così come Zito, determinante nell'appoggio che ha dato in avvio di stagione prima del lungo infortunio che lo ha tolto alla squadra. Presidente Castellano, si aspetta solo il fischio finale e poi Serie C. Sì, certamente, sono 16 anni che aspetto questa gioia. E permettetemi di commuovermi perché è una cosa, è una creatura che l'ho partorita 16 anni fa. Ecco il settimo gol. Anche c'è stato il settimo gol. Il settimo gol di Ripa in diretta. Sì. È una gioia indescrivibile, non ho parole. È bellissimo, bellissimo, bellissimo. Oltre alla Coppa Italia, alla Serie C, lo striscione principale dei tifosi diceva riprendiamoci la nostra storia. Il Sorrento c'ha tradizione, c'ha storia. Abbiamo fatto per anni sempre la C, abbiamo fatto anche la B, perciò penso che i campionati che ci competono sono per questa gente, vedi oggi sono la C2, la C1 anche. Noi tenteremo, adesso ci interessa vincere anche la Pool Scudetto perché nessuna squadra italiana ha mai vinto tutte e tre cose. Presidente, questo gruppo può affrontare la Serie C? Al 90% sì. Saranno pochi ritocchi,
questo è un gruppo che è cresciuto con me la maggior parte, stanno chi da 7 anni, chi da 8 anni, chi è nato nel settore giovanile, la gioia mia è stata questa, portare con i ragazzi il mio settore giovanile e fare la C2 senza prendere tante persone da fuori. Allora siete contenti naturalmente, inutili. Così devono essere le feste. Arruta, questo è per te! Vado anch'io per la prima volta. È bellissimo però. Sì, bellissimo. Finalmente! Bimbo, ma lo sai chi ha vinto oggi? Ma siete tifosi del Sorrento, vero? Noi sì, del Sorrento, mio marito dell'Inter, però... Per quello l'ha lasciato a casa? Certo. Poteva succedere.